Ho ricevuto una telefonata interessante. A che proposito? A proposito del suo segreto. Cosa? So tutto del tuo segreto, Robin. O dovrei dire Robin Sparkles. Come conosci quel nome? Perché conosco la verità. E adesso la mostrerò a tutti quanti. Vieni, Ted, non vuoi vedere? No, non voglio sapere. Cosa? Robin vuole che resti un segreto, perciò resterà tale. Beh, invece non resterà un segreto. Vedi, nel corso delle mie ricerche ho conosciuto un certo signore in Malesia che è in possesso di un certo video birichino. Me l'ha già inviato e sarà accessibile su MySpace fra più o meno... Oh, già adesso! Il mondo di Robin sta per essere letteralmente sconvolto. O almeno, immagino. Vorrei sottolineare che ero giovane. Come tutte. Non sapevo quello che facevo. Non lo sanno mai. All'inizio dovevo semplicemente fare la modella. È sempre così. La prego, signor Johnson. Mi dispiace di essere stata cattiva. Per favore non mi metta in castigo. Non c'è niente che posso fare per farmi perdonare. E se io le cantassi così? Andiamo tutti al centro commerciale! Andiamo! Questa canzone mi ha resa famosa in Canada. Che abbia mai visto. Ah. Sei davvero tu? Sì, sono entrata nella hit parade e ho girato il Canada cantando in tutti i centri commerciali. Per un anno ho praticamente vissuto ad arancissima e bomboloni fritti. Anni 90? Perché sembra degli anni 80? Gli anni 80 sono arrivati in Canada 10 anni dopo. Scusa, ma non ho capito bene. Volevi che tutti andassero con te al centro commerciale quel giorno? Quanto lo guarderemo, caspita! Non so come ho fatto a mettermi quella giacca di jeans coi lustrini.